Da Roberta Sias, in questa nuova puntata di Una Mela al Giorno, il programma di Cusano Italia TV dedicato alla salute e al benessere. A proposito di salute e benessere, non dobbiamo dimenticarci che oltre al Covid-19 ci sono tantissime altre patologie che purtroppo hanno visto un incremento di incidenza in questo periodo anche perché il sistema sanitario era completamente convertito al Covid-19, e invece purtroppo adesso arrivano delle patologie molto importanti da non sottovalutare. Oggi noi parliamo di una ricerca importante, sconfiggere melanoma. infatti il Competere.eu presenta questa ricerca. Ne parliamo direttamente con Giacomo Bandini, che è il direttore di Competere.eu. Benvenuto. Buongiorno. Grazie. Grazie innanzitutto per essere qui con noi. La prima domanda che mi viene naturalmente spontanea da, da farle è da dove nasce naturalmente eh, questo progetto, questa ricerca e per quale motivo? Ma il progetto, fra l'altro, in realtà è nato un anno fa con una prima edizione di, di questo paper, di questo studio che abbiamo realizzato. Ci tengo ovviamente a dire per correttezza che si tratta di uno studio dagli risvolti ovviamente più sociopolitici che eh, scientifici in senso duro, in senso stretto, non essendo gli autori ovviamente dei medici, ma studiando invece quelle che possono essere le implicazioni più da, da un punto di vista appunto sociopolitico. Tant'è che lo studio stesso vuole essere uno strumento per il decisore pubblico, insomma per la politica, per chi è chiamato poi a, a prendere delle iniziative, a implementarle anche su questo tipo di patologie da un punto di vista politico per l'appunto ed è per questo che nelle conclusioni dello studio poi andiamo a suggerire delle linee di indirizzo, delle attività che si possono fare per appunto, come dice il titolo, provare a sconfiggere il melanoma, che è sicuramente una, un obiettivo molto ambizioso, ma prendendo alcune misure anche a livello politico sicuramente si possono ottenere dei grandissimi, dei grandissimi risultati. Anche perché ehm, c'è stata una costante crescita dell'incidenza della patologia in Italia negli ultimi eh, dieci anni. Lo riporta i numeri del cancro in Italia eh, 2020, sto proprio leggendo tutto il vostro eh, comunicato. Solo tra il 2020, pensate, il 2019, i casi stimati di melanoma cutaneo in Italia sono aumentati del 20%. Le chiedo, lei naturalmente ritroverà eh, questi dati, li confermerà, ma soprattutto voglio una sua opinione riguardo la pandemia da. COVID-19 ha peggiorato questo aumentare naturalmente dei casi? Allora, non, non, allora innanzitutto confermo assolutamente il dato, ovviamente. Purtroppo eh, c'è da dire che c'è stata questa impennata, diciamo, nell'incidenza dei casi stimati eh, che noi abbiamo recuperato facendo delle serie storiche, insomma, dal, dal database di IO Maertum, che è un po' da questo punto di vista, la principale fonte statistica numerica su tutte le tipologie di tumori, ovviamente noi abbiamo isolato i numeri, i dati che ci servivano per il melanoma e abbiamo anche fatto alcune nostre eh, rielaborazioni, però comunque il 20% è confermato anche da IOM e Airtum. Quindi sì, è vero, purtroppo nell'ultimo nell anno, se parliamo 2020 in relazione a 2019, c'è stato questo grave aumento dei casi. Eh, non, non si può dire che il Covid abbia eh, alimentato o comunque abbia avuto un, um, un impatto sull'aumento in sé per sé. Sicuramente eh, ha avuto un impatto per quanto riguarda, ad esempio, le visite dei pazienti che già eh, hanno um, purtroppo questa forma di tumore della cute e che ovviamente a causa dei problemi e dell'emergenza. Anche vogliamo dei, dei lockdown e della paura magari anche di andare nel spedali. Certo, lei però mi, mi conferma, e eh, questo lo sa benissimo, ed era questo il senso insomma della mia domanda, che eh, la pandemia da Covid-19 ha ritardato tantissimi screening. Questo chi... è vero, questo è assolutamente sì. vero, proprio perché, eh, concludendo il discorso, è proprio mh, determinato proprio dal fatto che molte persone, sia chi già si visitava regolarmente, insomma andava a fare visite regolari per controllare perché magari ha molti nei o è geneticamente più predisposto, o per qualsiasi motivo è esposto. Ai raggi solari, no? ai raggi UVA e UVB in particolare, che sono quelli che poi eh, vanno a, ad agire proprio in questa direzione no? sulla, sulla cute, e anche ha avuto un impatto anche su quelli che magari per la prima volta avrebbero dovuto effettuare delle attività di screening, eh, in questo caso secondario, quindi magari anche visite specialistiche dedicate e hanno rinunciato. Abbiamo statistiche anche in questo senso. E purtroppo a causa del covid questo è vero meno 30 nei primi sei mesi del 2020 è il numero delle visite specialistiche dedicate in particolare a, no, allo screening allo screening del melanoma spessissimo di, di melanoma e molte volte anche tra gli screening adesso al di là del covid 19 però tra gli screening uno di quelli più sottovalutati invece almeno una volta all'anno bisognerebbe fare una mappatura dei nei, perché viene sottovalutato, soprattutto prima anche dell'estate, noi abbiamo fatto diverse puntate anche con dermatologi, proprio per mettere in evidenza anche l'applicazione di determinate creme solari, però lei me lo confermerà, è un po' il problema del melanoma sottovalutato, forse c'è poca sensibilizzazione al riguardo? Sì, questo, questo è vero e soprattutto rispetto ad altri paesi del mondo. Eh, faccio in particolare l'esempio dell'Inghilterra, dell ma anche dell'Australia, dove ad esempio anche per motivi genetici forse la percentuale di popolazione che ha eh, purtroppo questa predisposizione verso il melanoma proprio per, per motivi genetici, no, fenotipi, fototipi e in, que, in, quelle, in quei paesi sono state fatte delle attività di prevenzione, anche di sensibilizzazione e formazione nei confronti del, dei cittadini e in particolare dei più giovani, che poi nel tempo hanno contribuito a far diminuire l'incidenza di, di questo tumore. Questo ovviamente vuol dire che se si portano avanti delle attività appunto di prevenzione, che vengono estese il più possibile sul territorio e che sono indirizzate soprattutto a quelle fasce di popolazione che sono più a rischio. Ricordo e voglio, ci tengo a sottolinearlo: parliamo soprattutto dei giovani, anche eh, di under 30 o comunque intorno ai 30 anni, che negli ultimi anni hanno visto una crescita dei casi proprio in quella fascia. Quindi, se si portano avanti queste attività, sicuramente si può avere un impatto di lungo periodo e questi casi internazionali che noi abbiamo riportato nel, nel nostro studio, eh, dimostrano che un'attività eh, politica eh, che viene anche appunto di iniziativa magari governativa o regionale, territoriale e che parte dalle scuole magari e anche sui posti di lavoro dove i lavoratori sono più esposti ai raggi, ai raggi solari in particolare, ha un impatto positivo in questo senso. Ha ah, ultimamente una maggiore incidenza nei giovani. Sì, eh, confermato dai numeri, purtroppo nell'ultimo nell decennio si è assistito a una crescita eh, dell'incidenza di, di questo tumore nei giovani, parzialmente eh, giustifi giustificabile, diciamo così, causata anche da un uso a volte improprio ed eccessivo dei cosiddetti lettini solari, insomma, quando mm. si dice andiamo a, farci, andiamo a farci una lampada, insomma... Spesso l'utilizzo di questi strumenti è avvenuto, soprattutto in passato, bisogna essere, ad essere sinceri, è avvenuto in modo inappropriato o comunque con poca informazione e questo sicuramente può aver avuto un impatto per quanto riguarda una fascia più giovane che magari più inconsapevole dei danni e anche invogliata a fare uso di questi, di questi strumenti ovviamente poi si è ritrovata anche un po' vittima della situazione questo sì, lo sottolineiamo sempre nel nostro studio si ritrova appunto anche nei dati nelle considerazioni di, di IOM e, e, e di AIRTUM ed è proprio per quello che noi poi nelle conclusioni chiediamo anche di fare attenzione a queste fasce più a rischio non solo, tra comunque i dati che lei ha citato, si vede anche che per le persone di età inferiore a 50 anni è diventato il secondo tumore per incidenza. E oltretutto nei maschi, principalmente, e il terzo invece nelle, nelle femmine. Quindi c'è questa differenziazione anche di genere. Sì, c'è una, una leggera, cioè leggera, in realtà neanche più tanto leggera, si è andata un po' riducendo. Negli ultimi anni, ma rimane comunque abbastanza ampia in realtà diciamo così differenza tra, sì, tra eh, uomini e donne nell'incidenza del melanoma. Effettivamente si riscontra una tendenza da parte degli uomini eh, superiore, eh, una predisposizione superiore, diciamo, al melanoma rispetto, rispetto alle donne. Insomma, anche se negli ultimi anni è andata un po' eh, riducendosi. Questo può essere dovuto a diversi fattori. Certo. Um, per esempio anche il fatto che certi tipi di lavoro magari certi tipi di mansioni che ad oggi sono magari più eh, impegnano di più diciamo la fascia di popolazione maschile sono anche quelle che spesso li espongono il lavoratore di più alla, alla, ai raggi solari negli orari sbagliati in particolare che sono è ricordato più volte, ma ripetere una volta in più non fa mai male. Proprio no, assolutamente ripetiamoli anche perché la gente deve essere informata. Esatto. Non tutti lo sanno. Eh sì, sono proprio quelle ore centrali della giornata che diciamo vanno più o meno da mezzogiorno alle 4 del pomeriggio. Che sarebbero le ore in cui è sconsigliato passare più di diciamo un tot di minuti, anche 10-15 magari. Eh, fissi nella stessa posizione in particolare sotto il sole senza alcun riparo eh, ad esempio banalmente un ombrellone se siamo al mare ma anche una crema solare che comunque contribuisce molto a filtrare i, i, raggi, eh, i raggi UVA e i raggi UVB che poi vanno a incidere purtroppo, purtroppo sul melanoma lei però ha messo in evidenza anche l'uso delle lampade sì, uso delle lampade che è già regolamentato per, per, per una parte, diciamo. È già stato regolamentato in passato proprio in virtù del fatto che eh, sono state lungo utilizzate senza di fatto una, regola, una regolamentazione appropriata ed adeguata che eh, dovrebbe appunto tutelare eh, il cliente, insomma, chi le utilizza. Il problema però è che a volte, eh, o comunque sempre più spesso negli ultimi anni, nonostante. La regolamentazione c'è comunque un, un uso inappropriato, ad esempio, una permanenza troppo lunga, no? una, una, diciamo una distanza troppo, troppo breve, eh, un utilizzo dello strumento sbagliato. Eh, non è detto che sia sempre solo da parte del titolare, ma anche da parte del, del, dell'utente, insomma, di, del cliente che ne fa utilizzo e questo ovviamente ha avuto il suo carico di responsabilità e il suo carico di, di, di impatto negativo, diciamo così, sulla, sullo sviluppo nel melanoma. E se andiamo a vedere poi eh, i dati, vediamo che soprattutto i giovani poi ultimamente si sono avvicinati a questo tipo di pratica e questo sicuramente è innegabile che abbia contribuito all'aumento dell'incidenza eh, dell del melanoma in questa fascia. Questa fascia d'età che oggi possiamo considerare una fascia d'età più a rischio, effettivamente. Chiarissimo, ha fatto bene naturalmente a sottolinearlo. Uh, purtroppo bisogna anche far conoscere: non bisogna spaventare nessuno, ma bisogna anche far conoscere che cos'è il melanoma. È un tumore soprattutto tra quelli più aggressivi, dal punto di vista anche del circolare delle metastasi, se non viene diagnosticato in tempo, me lo conferma. Lo confermo e infatti ehm, soprattutto ci concentriamo nel nostro studio proprio su queste due fasi, quella di prevenzione e anche quella di diagnosi precoce, che devono andare in, di pari passo per avere appunto un risultato significativo nella diminuzione dei casi di tumore o comunque nell'anticipare il tumore, perché ovviamente come altri tumori ovviamente anche il melanoma prima viene eh, individuato, e prima viene trattato e ovviamente più ampie più alte sono le probabilità non solo di sopravvivenza, ma anche di avere un decorso successivo all'intervento. Se è necessario un intervento, a volte non è necessario, ci sono altri tipi di terapie, e quindi più facile sarà il decorso dopo, dopo la terapia che è, insomma, è stata portata avanti. Dal, dal paziente nelle, nelle strutture adeguate. Per questo, poi, nelle nostre conclusioni di policy, noi invitiamo la politica a prendere in considerazione eh, l'opportunità di aumentare, implementare le attività di sensibilizzazione e di eh, prevenzione del melanoma, eh, soprattutto per quelle fasce, quelle categorie più a rischio che non sono solo i giovani, ma ci tengo a ricordarlo, sono anche tutti quei lavoratori di cui magari molti di noi non, non li vediamo, non ce ne rendiamo conto, non ci pensiamo, ma in realtà lavorando magari all'aperto sono esposti soprattutto in alcuni mesi dell'anno a questo tipo di, di radiazioni, insomma, di, di raggiamento solare e, e sono quelli che vanno tutelati di più per l'appunto. Chiarissimo, inoltre Lelo ha ben messo in evidenza, vi siete concentrati nella ricerca in due fasi, la prevenzione e poi la fase di anatomica diagnostica. Purtroppo è proprio sul lato della prevenzione che c'è un dato allarmante, ovvero il 43% degli italiani, come abbiamo spiegato un po' all'inizio, ma è meglio approfondirlo, dichiara di non aver mai fatto uno screening dermatologico. E questo riguarda un po' tutte le età, no? Sì, c'è un recente sondaggio appunto fatto durante il 2020 e pubblicato poi all'inizio del 2021 che va, è andato a estrapolare proprio questo dato no, con, con una serie di interviste mirate proprio sul tema del, del melanoma, è un, è un sondaggio di Viva Doxa e ci rivela proprio questo, che eh, metà della popolazione, se, facciamo appunto, se consideriamo la stima estesa a tutta la popolazione italiana, metà non è consapevole all'incirca della possibilità di, eh, fare questo, di fare queste attività di prevenzione molto importanti. Che, anche qui voglio ricordarlo, non deve essere, non, non è sempre solo un'attività tipo specialistica. Ovviamente c'è lo screening che va fatto con della strumentazione, è giusto se si hanno dei sospetti o dei timori circa uh, la propria pelle, in particolare sui nei. È giusto sempre e comunque rivolgersi a uno specialista, a un dermatologo che poi eh, diciamo porterà avanti un certo tipo di percorso, innanzitutto di diagnosi e eh, poi eventualmente anche di terapia, ma eh, è importante far sapere e diffondere eh, alcune informazioni base, cioè che un primo screening, una prima controllo lo si può fare da soli anche a casa, mettendosi davanti a uno specchio o mettendosi in due e controllando la propri, i propri nei, quella che viene chiamata poi eh, un po' più volgarmente mappatura, nei. In questo caso è una mappatura più artigianale, diciamo più casalinga, ma che si può fare perché i NEI uh, si possono vedere e si può vedere, ad esempio, le anomalie che a volte purtroppo ci sono: quindi una dimensione irregolare, ad esempio, uno spessore irregolare, se arrossato in modo particolare, no? se, quindi se come evolve un neo nel tempo anche lo, lo, stesso, lo stesso individuo. Il può sanguinamento può essere un... Il sanguinamento esattamente e una volta individuato la cosa, il passaggio successivo è inevitabile quello di contattare uno specialista per andare più a fondo e capire se è effettivamente un melanoma, se è un altro problema e nel caso fosse un melanoma prenderlo a, per l'appunto, come si diceva prima, per tempo. <coughs> Giusto perché poi è importante anche spiegare che normalmente si interviene chirurgicamente. Nello, nello stadio più avanzato sì, quando non ci sono altre opzioni terapeutiche possibili eh, purtroppo è, è necessario intervenire chirurgicamente. Per fortuna invece negli ultimi anni o comunque eh, recentemente la, la tecnica anche chirurgica e anche le altre terapie eh, comunque hanno permesso... Una, un tasso di sopravvivenza, ma anche diciamo proprio di anni in cui si sopravvive dopo che si è stati operati per questo tumore del melanoma, molto più ampio rispetto magari a 20-30 anni fa e questo ovviamente è un progresso della medicina, della scienza che va sottolineato e che da un certo punto di vista ci deve anche rassicurare, ma non ci deve far abbassare la guardia sul melanoma. Fra l'altro noi ne parliamo eh, a ottobre di questo tema, di solito se ne parla. Nei mesi precedenti all'estate, perché ovviamente sono i mesi in cui la popolazione si espone di, di più al sole, ma ci tengo anche in questo caso a sottolineare, eh, bisognerebbe parlarne un po' tutto l'anno perché l'evoluzione appunto della cute non è che avviene solamente in alcune stagioni e poi ce ne possiamo dimenticare. Eh, tutto può cambiare nell'arco di un anno, anche nei mesi più freddi, anche nei mesi in cui stiamo meno esposti al sole, possiamo notare queste anomalie sulla nostra pelle. Per quello è sempre bene far passare il messaggio della prevenzione, anche quando ci sembra più distante rispetto eh, no, alle stagioni più calde dell'anno, per quanto riguarda questo tipo di tumore ovviamente. Certo che poi molti la suggeriscono prima dell'estate, ma, ma andrebbe bene anche farla, per esempio, alla fine dell'estate. Sì, sì, verissimo, no? ribadisco il concetto perché ovviamente per, per, per tutti quanti, per, per chi ci ascolta, ma in generale andrebbe diffuso urbi e torbi controllare sempre, sempre la propria cute, non solamente prima dell'estate, non solamente onore del vero anche dopo, ma cercare di, di, di controllarla periodicamente, soprattutto se si hanno dei sospetti e soprattutto se si corrisponde ovviamente ad alcune caratteristiche genetiche che potrebbero favorire eh, la formazione di questo tipo di tumore, ovviamente una carnagione chiara ovviamente, ma anche eh, appunto l'esposizione per motivi di lavoro, per qualsiasi altro mm. motivo al sole, eh, oppure ad esempio altri casi precedentemente avuti in famiglia, quindi se si è avuto un tumore... In famiglia, fino a un certo, un tot di grado, ovviamente, di vicinanza bisognerebbe comunque stare più attenti e controllare. Ah, tumore Poi, al, al melanoma facendo. intende, intende tumore al melanoma in questo sì, caso o tumore in generale? Tumore in generale, sì, melanoma, no in questo caso melanoma, no, no, mm. casi di melanoma avuti in famiglia eh, precedentemente, sì, potrebbero effettivamente portare a verificarsi, no, lungo la linea genetica. Ci può essere quindi una predisposizione genetica? Potrebbe esserci, eh, sì, esattamente che fa, che va appunto spesso a braccetto con alcuni caratteri fenotipici o fototipici particolari, avevo detto la carnagione chiara, ma anche la, la numerosa presenza di nevi e di nei appunto lungo il corpo, cioè se si hanno tanti nei effettivamente si potrebbe avere una predisposizione, non è in questo caso una, una statistica esatta. E in medicina però una... 2 più 2 insomma non fa mai 4. Sì nel senso dovrei, da un certo punto di vista lo fa però a volte ci sono delle deviazioni che fanno parte anche della statistica, ovviamente. No? La statistica a volte è fatta anche di deviazione rispetto alla media, no? o alla moda, o la mediana. Non voglio entrare troppo sul tecnico per un, no, non no. annoiare chi ascolta, certo. però diciamo ci sono anche le deviazioni rispetto alle statistiche, quindi, per questo motivo, è sempre meglio essere prudenti e fare attenzione. È sempre meglio essere prudenti e quando si tratta di patologie del genere, di solito come la maggior parte delle patologie oncologiche o di tumori, la parola chiave, insomma la, la difesa maggiore è sempre la prevenzione. Tanto che proprio su questi temi si è concentrata la proposta di legge, è stata presentata dal, dall'onorevole Angela Ianaro, che ha proposto di istituire la giornata internazionale per la sensibilizzazione e Prevenzione del melanoma cutaneo da celebrare il 13 maggio, giusto, oltre poi alle varie campagne di sensibilizzazione. Sì, la proposta dell'onorevole Ianaro va proprio in quella direzione e da un certo punto di vista ehm, ricalca quanto noi abbiamo anche individuato nella, nella nostra eh, ricerca. Va ovviamente merito all'onorevole di aver portato avanti questa, questa iniziativa. Che magari nei prossimi anni, ovviamente adesso è un periodo politicamente un po' diciamo burrascoso, con la fine dell'anno ci sono tante, tanti impegni a livello politico. Però magari l'anno prossimo si potrebbe incardinare questa proposta e si potrebbero anche vederne a un certo punto anche i primi risultati. Speriamo ovviamente che raccolga intorno Beh. a sé il più ampio numero possibile di adesioni, ma visto il tema, siamo sicuri che eh, i nostri rappresentanti avranno interesse il tema del melanoma anche perché se non fosse altrimenti mi preoccuperei ovviamente è un tema assolutamente trasversale che non, no, assolutamente non divisivo e che è fondamentale affrontare con compattezza da parte di tutte le forze politiche noi ci spendiamo ovviamente in questa direzione eh, facciamo da questo per punto la creazione di vista. anche di un fondo giusto Esatto, il fondo che dovrebbe poi andare proprio a finanziare e a sostenere quelle attività di sensibilizzazione e di, e di prevenzione che prevede poi la proposta di legge dell'onorevole Ianaro. E la giornata sarebbe proprio il primo segno, no, della, il, il primo paletto da mettere per portare avanti le attività di, di sensibilizzazione, far sapere a tutti che bisogna stare attenti, insomma, e ci sono anche. Altre malattie, altre, altre patologie che bisogna tenere sotto controllo, soprattutto dopo il Covid, che ha un po', diciamo, oscurato tutto quello che era il mondo di alcune patologie, tra cui alcune croniche, fra l'altro. Certo, oltre che le patologie oncologiche ed è stato sopra soprattutto visto proprio nella fase di, eh, di screening, però, effettivamente, al di là poi del Covid-19 il um, problema del melanoma. Effettivamente è un po' sottovalutato, come abbiamo visto anche dai dati: il 43% degli italiani non si è mai sottoposto a uno screening dermatologico del genere. Forse perché molti dicono finché non colpisce, ecco. però invece è importantissimo, soprattutto perché avete fatto benissimo a fornire questa ricerca dei dati fondamentali, sta colpendo tantissimi giovani. E poi lei lo ha dichiarato anche recentemente: la prevenzione efficace, l'unica prevenzione efficace è coinvolgere in maniera proattiva il settore pubblico. Assolutamente sì perché deve partire, proprio dalla, deve partire proprio da delle campagne mirate che poi possano propagarsi, possano estendersi al numero maggiore di cittadini possibili, è, è impossibile pretendere che tutti la conoscano subito certo. ma partendo no, un po' come un sasso nello stagno, no? si iniziano certo. a creare dei cerchi che, che poi si propagano insomma. Assolutamente, noi la ringraziamo, ringraziamo Giacomo Bandini, direttore Competere.eu, per essere stato naturalmente qui con noi e averci presentato questa ricerca importantissima perché è importante parlarne. Grazie mille, alla prossima puntata insieme. Grazie a voi. La ricerca a sconfiggere il melanoma era giusto fare un approfondimento, per quanto poi si ricordi semplicemente del melanoma nei mesi estivi, invece, è importante salvaguardare anche la nostra pelle. Io ringrazio Federico Aglieli alla regia, ma continuate naturalmente a seguire il 264 perché abbiamo tantissima programmazione da offrirevi. Buon proseguimento da Roberta Sias.